Clash Mini potrebbe essere pronto per il lancio globale. Lo vado ad aprire assieme a voi. Per chi non lo sapesse, Clash Mini, appunto, gioco della Supercell in beta da 2 anni più o meno. Oggi è uscito lo Small Talk, ovvero il Brawl Talk di Clash Mini. Intanto la musichetta spinge abbastanza. Comunque in questo video andremo a fare la reazione allo Small Talk, perché hanno fatto un cambiamento molto interessante che andrà a rivoluzionare il gioco. E se la community apprezzerà questo aggiornamento, cosa secondo me molto probabile, il gioco potrebbe essere lanciato globale molto presto. Ma intanto andiamo a farci qualche partita per chi non conoscesse il gioco, anche se, cioè, in beta da 2 anni. Se mi seguite e non conoscete Clash Mini è un po' strano. Ma intanto, vabbè, parliamo del mondo Clash. Ci sono quindi le truppe del mondo di Clash Royale, Clash of Clans, non tutte, però la stra maggioranza, sì. Andiamo direttamente in partita, esattamente come Clash Royale, un 1v1. È diverso da Clash Royale, ok? Perché noi siamo in questa scacchiera composta da 5 caselle per 4 per campo. Ho 6 di Elisir, come vedete, quindi io devo andare a piazzare truppe che non vadano a superare questo prezzo. Quindi, per esempio, posso mettere lui, posso fare i change, andare a ruotare il deck e fare una robetta del genere, ok? Adesso noi non possiamo fare altro perché è tutto in automatico, possiamo solamente fare degli zoom. Tra l'altro questo tipo di zoom è molto carino anche per fare le miniature dei video, ci sta un botto. Comunque adesso le nostre truppe combatteranno e alla fine, se avremo vinto il round, se avremo perso, guardate un po', avremo perso il round, pazzesco. Qua attenzione, non so ancora come può andare a evolversi, perché siamo 2 contro 1, ma lui mi sta picchiando parecchio, non ho perso. Quindi, avendo perso il round, lui sarà 1-0. Il primo che arriva a 3 round vinti vince la partita. Poi si guadagnano coop, il sistema è molto simile a quello di Clash Royale. E a parte questo, allora qua intanto metto il primo arciere, poi ti metto il bocciatore. Ovviamente, ragazzi, ogni carta ha la sua abilità, quindi esattamente come su Clash Royale bisognerebbe imparare anche le carte, no? Tutte le varie funzioni, tutte le varie abilità, anche perché si possono anche dare le stelle a ciascuna carta. Le stelle di conseguenza vanno a dare altre abilità a quella truppa. Insomma, un po' un macello. Qua comunque il round dovrei vincerlo, e anche abbondantemente, non male. Tra l'altro, vabbè, qua potrei aggiungere qualche dettaglio, ma non voglio crearvi confusione. Comunque abbiamo vinto il round, siamo 1-1, e dai, è così. Noi qua ovviamente possiamo andare a creare il nostro deck. Io mi sono fatto questo, come vi dicevo prima. Ecco, ad esempio sul bocciatore io posso dargli una di queste 3 abilità. Per esempio, quando usa lo strike, cioè l'abilità all'inizio, va a dare uno stun di 2 secondi alla truppa che colpisce. Perché alcune truppe, tipo in questo caso il mio goblin lanciere e appunto il bocciatore, allo start attaccano subito, è la loro abilità. Infatti vi faccio vedere subito, ecco, il goblin qua va vuoto, il bocciatore, aspetta, sta cosa forse l'hanno cambiata, perché mi sa che all'inizio doveva un tempo, doveva farti subito l'abilità, adesso mi sa che quello che ho attivato è per la super, non l'abilità iniziale, cioè perché l'abilità iniziale sarebbe la stessa della super. Vabbè, raga, non voglio crearvi confusione, ve l'ho detto che qua, per chi non conosce il gioco, è un po' un macello. Ma fatemi un attimo capire, se volessi mettere, adesso qua l'ho messa a caso, dov'è il bocciatore? Qua, forse è questa, flash strike, questa qua adesso si dovrebbe attivare l'abilità fin da subito. Ah, tra l'altro c'è anche il gizmo, cioè questo che, vabbè, altro dettaglio, raga, tanto non ha senso che ve lo spieghi perché tra poco lo vedrete. Comunque anche quella lì sarebbe una variante, una sorta di abilità. No, comunque in realtà quello che ho fatto col bocciatore è che gli ho dato subito la super, però non l'è andata a lanciare come era un tempo. Vabbè, ok, va bene così, è da un po' che non gioco, quindi sono un po' fuori. Qua vediamo se riusciamo a vincere, ma credo di sì. C'è il curatore lì che sembra, ma ok, l'abbiamo buttato giù, per cui arrivati a questo punto, oh, abbondantemente anche abbiamo vinto. E let's go. Raga, spero di non avervi creato confusione, ma probabilmente ve ne ho creata. Fatto sta che abbiamo vinto, di conseguenza abbiamo ottenuto soldi, coppe, più uno di quello là sotto che non so cosa sia. Io è da tanti mesi che non gioco, quindi su certe cose non sono informato. Oh, ho completato una quest, dai, eh. Tra l'altro qua è pieno zeppo di cose nuove rispetto a un tempo. Io non so ste cose a cosa servono. Prendo tutto, ma ok. No, dovrebbero servire comunque per andare a potenziare gli eroi e per potenziare i mini. Ecco, tipo tutte queste valute pieno zeppo verranno cambiate. Non credo che il prossimo aggiornamento, ma so che vogliono fare dei cambiamenti. Facciamo un'altra partita, provo a spiegarvi un po' meglio, stando un po' più tra... Ma è lo stesso di prima? Niente, ok. Allora, intanto io qua ho il mio eroe, la contessa. Comunque, fatto sta che qua il goblin adesso tira subito la lancia. Perfetto, andiamo a colpire il suo eroe. Che vabbè, è lo stesso di prima, ragazzi. Conosciamo già il suo deck, prima abbiamo vinto, quindi in teoria anche qua dovremmo vincere. No, bisogna solo stare attenti a quel curatore, perché recupera la super molto velocemente. L'attacca azzurra sarebbe la super. E insomma, è pericoloso quel curatore, dato che può curare, incredibile davvero, i suoi compagni. Chi l'avrebbe mai detto, eh? Aiuto, quanto è difficile fare un commento
concentrarti su un gioco nuovo, tra virgolette, anche se nuovo non è. Qua tipo sull'arciere, cioè, abbiamo sempre tre abilità. Di ogni truppa ci sono tre abilità che ovviamente vanno anche sbloccate. In questo caso l'abilità, la prima abilità va a dare due frecce anziché una, quindi io userei quella. Qua sicuramente il bro non lascerà la truppa in mezzo, quindi spostiamo il goblin lanciere sperando di predictarlo e vediamo se riusciamo a colpirlo. Ecco, vedi, ha spostato la truppa dal mezzo. Non l'ho comunque colpito. Certo, qua ha messo il pecca, va giù bello pesante. Però il pecca, se non lo cura, ok, l'abbiamo buttato giù nel chilling e non è male. Qua in teoria il curatore non sta effettivamente curando, quindi non è male, per cui il round dovrebbe essere vinto. È un gioco strategico questo, ok? Un po' come Clash Royale, però vabbè, lo state vedendo, le truppe le dobbiamo piazzare prima e non durante, ok? Quindi è una strategia diversa, anche se può ricordare un po' Clash Royale, soprattutto perché stiamo parlando delle stesse truppe di Clash Royale. Però c'è un dettaglio che tra poco andremo a vedere nello small talk che secondo me andava sistemato e finalmente appunto sta per arrivare. Qua abbiamo questi gizmo che, come vi stavo accennando prima, sarebbero delle abilità. Tipo in questo caso tutti gli alleati che si trovano nella sua area aumentano la velocità di attacco e sono immuni da varie robe per 3 secondi ogni 6 secondi. Quindi tipo lo piazzo di qua, così vado a prendere più o meno tutti. Metto pronto e direi che siamo in bolla. Certo, anch'io ho lasciato il goblin lanciere lì, sicuramente lui non metterà nulla là, o forse sì, chi lo sa. In realtà sì, perfetto. Ecco, si è attivato il mio gizmo, quindi c'ho stabilità incredibile, vabbè. Comunque il gioco per ora è in inglese, ma tranquilli che poi lo tradurranno ovviamente appena sarà globale, appena esce in Italia. Insomma, state tranquilli. E raga, l'abbiamo vinta nel chilling, è lo stesso di prima, quindi diciamo che già si sapeva. Ecco, il suo deck lo counter abbastanza tranquillamente, quindi ci sta. 3-0, vittoria. Qua ci sono anche le streak di vittorie. Ah, adesso 3 coppe già dalla seconda streak. 3 coppe extra, prima le davano alla terza win streak, ora già la seconda, non male. Non so se quelli che non conoscono il gioco hanno capito, ma vi faccio vedere lo small talk, qual è questa grande novità. Raga, interrompo un secondo il video per dirvi una cosa al volo, ovvero che sul mio secondo canale in questo momento è uscito un nuovo video. Per chi non lo sapesse, è un canale dedicato al fitness, più nello specifico il calisthenics. Quindi vi lascio l'immagine di copertina che può parlare da sé, che è un po' pratico del calisthenics, dovrebbe aver capito di che cosa stiamo parlando. Se volete andarlo a vedere ve lo lascio giù in descrizione. E nulla, andiamo avanti con il video su Clash Mini. Ok, eccoci qua, loghettino Supercell. Qua abbiamo Vlad, che è il community manager, fan game lead, beh, c'è scritto. In questo breve video ci dicono che ci sono dei mini cambiamenti, ma che in realtà portano a grossi cambiamenti. Ma attenzione, cos'è che succede? Qua si vede molto bene. Praticamente, ragazzi, le truppe da questo momento, una volta posizionate, cioè più che altro una volta che il round inizia, non potranno più essere spostate, saranno bloccate lì dove le abbiamo lasciate. E questo è un cambiamento assurdo, perché va a cambiare completamente la strategia del gioco. Tra l'altro qua mi sembra anche che la grafica sia migliorata. Cioè, guardate per esempio l'arciere, anche lo stregone di ghiaccio è fatto benissimo, c'ha dei dettagli assurdi e non è così quello che c'è adesso. E quindi nulla, ragazzi, questa qua è la prima grande differenza, che appunto può sembrare una cosa da poco, ma cambia tutto, perché non potendo più cambiare il posizionamento delle truppe, il nuovo posizionamento dei round successivi tu li fai già in base a quello che hai visto nel round precedente. Io prima col goblin lanciere provavo a predictare dove potesse andare a posizionare la truppa. Ecco che adesso, vabbè, escluso il primo round, che quello era l'unico round randomico, però dal secondo in poi le truppe appunto già posizionate stanno lì, e questo è un cambiamento allucinante. Ma procediamo. Questa modifica è stata fatta su tutte le modalità, eventi, tutto. Le truppe proprio non si potranno più muovere. Ecco i gizmos, quelli che abbiamo usato poco fa, di cui non sono stato in grado di spiegarvi bene. Questi gizmos non si potevano muovere. Una volta piazzato, quello era, quello stava. Questo è un dettaglio che mi sono dimenticato di dire prima. Vabbè, fatto sta che non ci saranno più. Almeno non li toglieranno completamente, verranno messi negli eventi, non nella modalità principale, ovvero quello che abbiamo fatto prima, la ladder, insomma, no? Poi details, ecco, questo prima non l'abbiamo visto, però ci sono alcune arene che hanno queste pedane speciali, pedane che danno abilità extra. Ok, in questo momento di queste pedane in gioco ce n'era una sola, come stiamo vedendo qua. Beh, questa qua è la nostra, quella là è quella dell'avversario ovviamente, e ok, questo era così anche prima, ma quello che adesso cambia è che al round numero 3 verrà aggiunta una seconda pedana. In questo caso è specchiata sia nel mio che nel suo campo, quindi penso che sarà sempre specchiato, anche perché è più sensato metterlo specchiato per entrambi i campi. Però anche questo va a conferire quella strategia che magari può cambiare totalmente il match. Come vi ho detto prima, vince il primo che arriva a 3 round vinti. Quindi mettere la seconda pedana al terzo round vuol dire che se tu per esempio stai vincendo 2-0, questo dettaglio potrebbe cambiare completamente il match, con ovviamente tutte le truppe che sono state posizionate che rimarranno ferme immobili sempre per tutta la partita.
partita, a parte quelle nuove, che quelle, vabbè, chiaramente, se non le hai messe, abbastanza logica come cosa. Comunque anche qua mi sembra che il Phantasma Royale sia fatto meglio, c'è qualche dettaglio grafico diverso, quindi ragazzi, secondo me siamo sulla buona strada. Vi dico, questa modifica a me piace tantissimo perché va a eliminare la randomicità. Era l'unico problema del gioco dal punto di vista del gameplay, cioè tu dovevi predictare eventualmente gli spostamenti che faceva lui, ma anche lui di conseguenza predictava te, quindi cioè alla fine era randomico, no? Quindi questo dettaglio e anche il fatto della doppia pedana andrà ad aumentare tantissimo la skill del gioco e a eliminare quasi del tutto la parte randomica. Per cui raga, staremo a vedere, io sono in mega hype, mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrizione con campanellina, restate sintonizzati e nulla, noi ci becchiamo come sempre alla prossima con un nuovo video, bellissima.